Gabriel Garco fa coming out in diretta al Grande Fratello. Sarà stato un momento difficile per lui. Che difficile, ma lo sapevano anche i Sassi. Infatti, per renderlo meno difficile, gli hanno dato 60.000 euro. 60.000 euro? E questo non lo sapevo. Sgossi, no, ogni settimana... Basta, non ce la faccio più, non sono esausto, non ce la faccio ma più. Ma di cosa? Di leggere settimanalmente tutte queste notizie della quale non gliene frega niente a nessuno. Ma non devi leggerle! Cosa devo fare? Te le dico io! Sgossi! Antonella Mosetti contro Federico Fashion Style. Mi hai fatto cadere i capelli. Lui replica: non pagavi. Cioè, Federico, se uno non ti paga, tu gli fai cadere i capelli? Però così lui ha perso anche una cliente. Perché? Perché lei non ha più i capelli. E anche a me a leggere queste notizie mi sono caduti. Ah, ma va. Non i capelli. Grande Fratello VIP 2020, Matilde Brandi. Gioco al massacro, non ce la faccio. Ma gioco al massacro cose che non fai niente dal mattino alla sera. Ma no, il Grande Fratello è psicologicamente devastante. 20 persone, un solo bagno, ma chi fa la cacca per poi? Ma io non li manderei a cagare, li manderei in miniera. Maria Monsè, annuncio sciocca pomeriggio 5. Mia figlia Perla Maria farà il rino filler a 14 anni. No, adesso mi incazzi. Tieni, perché io adesso parlo. No, no, hai ragione, non è giusto. Non puoi fargli fare il naso a tua figlia di soli 14 anni, dai. E quello non me ne frega niente. Non puoi chiamarla Perla Maria. Perla Maria. Gwendalina Canessa ha un nuovo fidanzato di 10 anni più giovane di lei. Ecco di chi si tratta. Ma chi se ne frega di chi si tratta? Non lo vogliamo sapere. No, dai, Gwendalina Canessa è una fior di influencer. Gli influencer chi sono? Quelli che vanno a zappare la terra? No, ma dovrebbero. Kan Yaman ed il like tattico ad una concorrente del Grande Fratello. Ma adesso, dopo 9 puntate, che cosa ti ho insegnato di fronte a una notizia del genere? Hai ragione. Ma chi cazzo è Kan Yaman? Manila Nazzaro è la cellulite. No, è la bava del cane. Ma cosa vuol dire? Ma che notizia è? Ma cosa? Non capisco. E lei forse sai le foto, no? Guardandosi poi il riflesso, capito? A me di riflesso verrebbe da mandarla a cagare. Anche questa settimana Sgossip è finito. Commentate la notizia che vi ha lasciati più perplessi. Che fai? Non ce la faccio più a fare questo programma. Fatemelo finire, vi prego, sono esausto. Almeno le presentazioni? Va bene, io sono Fabio De Vivo, lui è Musazzi. Contrario. No, non ci capisco più niente, io sono il Musazzi. E io Fabio De Vivo. Non gliene frega un cazzo a nessuno di chi siamo.